Eccoci collegati, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Appuntamento webinar mensile in collaborazione con Fontobel. E quindi benvenuti da me, Pierpaolo Scandurra, e da Jacopo Fiaschini, che vedo già sorridente e collegato. Ciao Jacopo. Ciao Pierpaolo, un saluto a tutti. Notavo che siamo in tinta oggi, camicia cravatta rossa e camicia azzurra. È vero, senza farla apposta, meno male che non andiamo a una festa assieme. Allora, caro Jacopo, oggi abbiamo, come insomma, nostra abitudine, diamo ampio spazio a tutte le domande o comunque agli spunti che arriveranno da chi ci sta seguendo e quindi ricordo soprattutto chi magari è alle prime esperienze che è possibile interagire con il pannello sulla destra del vostro monitor. Qualcuno appunto sta già scrivendo, ci dice Michele la divisa di rappresentanza. Quindi possibilità di interagire, risponderemo, daremo spazio oggi a una serie di tematiche, anzi diamo subito un po' un'anteprima, Jacopo, di cosa parliamo oggi? Uno spoiler, poi l'abbiamo pubblicizzato parecchio, quindi magari in tanti lo sapranno già, ma siamo arrivati anche noi con i maxi coupon, siamo arrivati in tempo entro la fine dell'anno, ci puntavamo tanto e devo dire che anche con mio stupore sono uscite delle strutture interessanti. E poi senza spoilerare troppo lo vedremo magari. Esattamente, quindi maxi coupon, finalmente anche Fontobel raggiunge un po' altri emittenti che nel corso degli anni si erano già mossi in questo segmento, ma come giustamente hai anticipato tu, Jacopo, lo avete fatto portando sia una nota di novità con, lo vedremo appunto senza anticipare troppo, comunque una caratteristica che finora non avevamo visto sul mercato e poi anche, insomma, delle opzioni accessorie alla maxi cedola, che è quello che può interessare per chi eventualmente non va a vendere subito. Parleremo anche di recovery, perché come sempre in questo periodo ci giungono molte richieste di analisi di prodotti che possano essere funzionali ad un recupero delle perdite, pertanto daremo uno sguardo a qualche strategia recovery e poi abbiamo selezionato noi come ufficio studio qui qualche ISIN, in particolare vorrei trovare il tempo di farne vedere almeno due o tre di questi. Chiaramente inizieremo però con un brevissimo passaggio su quella che è la nostra iniziativa legata ai tracker. Questo è tutto quello che faremo. Nel frattempo ti dico che già sono arrivati degli ISIN che ci sono stati sottoposti, quindi poi fra poco arriviamo. Allora, prima di partire, ma veramente, dato che poi abbiamo veramente problemi di non riuscire a dire tutto quello che vogliamo, non mi dilungo sul commento di giornata, che è comunque sempre un buon momento per fare il punto della situazione. Segni verdi continuano ad esserci in questi giorni che precedono le riunioni della BCE e della Federal Reserve del 2 novembre, e quindi si continua sull'aspettativa di un possibile picco raggiunto dall'inflazione e di un allentamento del rialzo dei tassi da parte in particolare della Federal Reserve. Quindi in entrambi i casi decisioni già scontate dal mercato, però stiamo assistendo comunque a rendimenti che stanno leggermente frenando e questo sta alimentando la ripresa dei listini azionari. Per oggi vediamo che il Nasdaq è in grande forma, quasi 2 punti percentuali di rialzo, sta sfiorando gli 11.700 punti sul contratto derivato, scadenza a dicembre. Leggermente più attardato oggi il Dow Jones è qualcosa a cui non stavamo assistendo così di frequente nell'ultimo periodo, ovvero tipicamente c'era sempre molta più forza da parte degli industriali rispetto ai tecnologici. Oggi sembra essere tornato un po' di quel cosiddetto appetito per il rischio, quindi andare a comprare titoli grow e quindi tecnologici, buon rialzo anche dei titoli legati alle criptovalute. Questo un po' in linea generale l'andamento del mercato, però come già detto i temi sono importanti, siamo alla vigilia, anzi a poche ore dall'inizio della tornata delle trimestrali americane, quelle più importanti, quindi oggi inizieremo a scoprire se queste trimestrali piaceranno al mercato e arriveranno praticamente tutte durante questa settimana, quindi tutte le big tech soprattutto che potranno spostare gli equilibri. Al momento sembra esserci un po' di ottimismo e quindi vediamo se sarà così e magari finalmente, perché no, dare un po' di respiro e riuscire ad andare avanti da qui a fine anno con una volatilità decisamente più contenuta. Al momento devo dire che, per quanto sia anche una mia speranza, sembra
Se dovessimo proprio andare un attimo a guardare anche al contributo dell'indice di volatilità a tutto questo, ecco, forse l'unica nota stonata in questa fase di rimbalzo è il VIX, che continua però a rimanere in area 29 e non si sta muovendo troppo. E quindi questo va comunque a indicare che non c'è ancora tutta questa fiducia nella ripresa, perché le posizioni non si smontano, le posizioni in copertura. Va bene, allora io non andrei oltre, e quindi Jacopo andrei direttamente invece da te a questo punto. Ti vado ad assegnare il Sì. controllo del monitor, perché così partiamo direttamente con i maxi coupon. Anzi, sì, facciamo così: prima vediamo i maxi coupon, poi facciamo un passaggio breve Va sul bene. tracker e poi andiamo su tutto il resto. E ti lascio parlare su questa domanda che Sì. naturalmente. Però è di Michelino, dice: visto i danni che ho fatto nel corso di quest'anno, ma sei in abbondante e allegra compagnia, mi conviene acquistare un maxi coupon o sarebbe meglio acquistare certificati normali? Questa è un po' la domanda che comunque ci dà il modo di iniziare a parlare Bah, di questo. inizierei proprio rispondendo a Michelino. Michelino, giusto se non sbaglio. Sì, esatto. In realtà dipende un po' dalle tue esigenze, cioè se la perdita è registrata quest'anno, una volta che viene registrata la perdita si hanno 4 anni di tempo, quindi non so, ipotizziamo che tu abbia chiuso oggi una perdita, quindi a ottobre 2020. Avresti tempo fino al 31 dicembre 2026 per andarla a compensare. Quindi la domanda è un po' ampia, diciamo, perché se la necessità è quella di compensazione ad oggi, già una volta generata la perdita, di compensazione immediata della perdita, si può ragionare sull'acquisto di un certificato con maxi coupon, altrimenti, ovviamente, avendo 4 anni e 2 mesi a disposizione, si può anche andare su un certificato normale, chiamiamolo tradizionale. Ma in realtà la differenza di base non c'è, perché entrambi fanno parte della categoria dei cash collect, e quindi sia cedole normali sia maxi cedole lavorano allo stesso identico modo sullo zainetto fiscale. Entrambe le cedole vengono considerate redditi diversi, e quindi la compensazione avviene con le perdite fatte registrare, quindi con le minusvalenze all'interno dello zainetto fiscale. Non so, Pierpaolo, se ho interpretato bene la domanda. Sì, nel senso che comunque credo che fondamentalmente, come giustamente ricordato, dipende un po' dall'esigenza. Quindi se bisogna pensare a quello che è il discorso di recupero della minusvalenza, c'è tempo, forse non è necessario andare oggi su maxi coupon. Detto che Mentre sì, vai, scusami per Paolo. effettivamente nella serie di prodotti che hai quotato c'è anche qualcosa che, potendo tra l'altro anche scadere anticipatamente a breve, potrebbe essere un tanto un primo modo per iniziare anche a fare una plusvalenza. Sì, infatti poi mi volevo collegare per presentare questa nuova emissione. Come vedete, lo trovate proprio in home page, il primo banner, il premio si fa grande. E quindi mi riaggancio, perché in realtà il certificato maxi coupon non è altro che un certificato classico memory o senza memory cash collect, dove il rendimento viene concentrato nel caso specifico dell'emissione che abbiamo proposto, in una data di osservazione, quella iniziale. Poi ci sono altri emittenti che lavorano su una maxi cedola doppia, quindi nelle prime 2 date di osservazione vengono pagati importi più elevati, ma nel caso di questa emissione abbiamo lavorato su 13 prodotti, aiutati dal contesto attuale. Ormai è tanto tempo che lo diciamo, per Paolo: tassi in rialzo, volatilità che rimane sostenuta, anche se non ha toccato i livelli di marzo 2020, ma comunque rimane sostenuta e aiuta la strutturazione di questi prodotti. Si fa essenzialmente più spazio all'interno della struttura, e quindi, avendo più spazio all'interno di questa scatola, che è il certificato di investimento, siamo andati ad arricchirlo. E quindi, ricollegandomi alla domanda di Michelino, lo scopo, quindi la finalità con cui abbiamo strutturato questi prodotti, è proprio quella di dare la possibilità, con un unico prodotto, di andare a rispondere a differenti e varie esigenze dell'investitore, perché tutti questi prodotti sono studiati per andare ad aiutare l'investitore che ha le minusvalenze in scadenza, ad esempio, quindi generate nel 2018 e in scadenza nel 2022.
Quindi maxi coupon iniziale e vedete qui gli importi e i basket. Ma in realtà poi proprio perché c'è possibilità di andare a arricchire la struttura, siamo andati a proporre dei flussi cedolari successivi alla prima data di osservazione che sono competitivi rispetto a tutti i certificati che abbiamo in quotazione, perché di solito nel passato, non per colpa degli altri emittenti, ma per colpa delle leve per il finanziamento della struttura, non era possibile andare ad offrire dei flussi cedolare particolarmente elevati successivi allo stacco del primo maxi coupon, mentre nel caso specifico, come potete vedere dalla tabella riassuntiva, abbiamo trovato il modo di offrire flussi cedolari del 6% annuo in tutti e 12 prodotti, anzi in 12 prodotti sui 13 che abbiamo quotato con questa prima emissione. Ma le caratteristiche non finiscono qui, perché abbiamo voluto diversificare questa prima emissione. Ho detto, abbiamo lanciato 13 prodotti, ma l'abbiamo voluta di diversificare in tre sottocategorie, guidati sempre da una direttiva, cioè andare a proporre ai limiti del possibile, ovviamente, delle strutture con basket di tre titoli e correlati. Come potete vedere, siamo andati a toccare temi come il bancario. Qui non abbiamo avuto modo di lavorare sulla correlazione per offrire il coupon massimo di questa emissione, che è quello di 26 euro, quindi il 26%, ma poi tocchiamo temi come l'energy, con premi del 10%, ma addirittura l'assicurativo con premi del 12%, assicurativo che tradizionalmente è un settore particolarmente caratterizzato da volatilità particolarmente bassa. Quindi le caratteristiche, ho detto, abbiamo diviso questa emissione in tre perché? Perché tra questi 13 ci sono 5 prodotti con una cedola, quindi con date di osservazioni mensili. Cosa significa avere date di osservazioni mensili? Non è semplicemente una questione estetica o commerciale, ma avere date di osservazioni mensili significa che il maxi coupon verrà pagato a novembre, perché la prima data di osservazione sarà novembre, contestualmente cade il maxi coupon, e quindi i 5 prodotti che vedete, i primi 5 prodotti in questa tabella, quando c'è autocall luglio, significa che sono mensili, ecco, vedete cedola mensile, verrà pagato a novembre. I successivi 5 hanno una cedola bimestrale, quindi innanzitutto il flusso cedolare rimane sempre del 6%, come potete vedere, ma cambia la periodicità. Da 0,5 mensile si passa a un 1% bimestrale. Abbiamo mantenuto più o meno le stesse tematiche e lo stesso numero di titoli, ma quindi la caratteristica di questa seconda sottocategoria è che il premio verrà pagato, quindi le condizioni per lo stacco cedola verranno osservate e il premio pagato a dicembre. Questo perché volevamo mettere in mano all'investitore da subito tutti gli strumenti possibili per andare a programmare questo finale di anno anche dal punto di vista fiscale. Ho parlato di 5 mensili, di 5 bimestrali, abbiamo detto che i prodotti sono 13, ecco, gli ultimi 3 prodotti che vedete in questo momento sono sempre bimestrali, ma hanno un'ulteriore caratteristica, una caratteristica che è stata pensata per chi volesse provare, Pierpaolo, concedimi, a fare il doppio colpo, nel senso di ricevere il maxi coupon entro l'anno e contestualmente ricevere anche il rimborso automatico anticipato del valore nominale. Perché? Perché mentre nei casi precedenti l'autocallability, quindi la possibilità di rimborsare anticipatamente, entra in gioco dal nono mese per quelli con cedola mensile, dall'ottavo mese per quelli con cedola bimestrale, per questi ultimi 3 prodotti l'autocall, la possibilità di andare in rimborso anticipato, arriva subito alla prima data di dicembre 2022. Quindi nel caso specifico prendo ad esempio il primo, questo certificato, almeno apriamo anche la scheda prodotto per aiutare a familiarizzare con il sito. Vedete, tra l'altro, caratterizzato da un premio particolarmente elevato, perché tutti i sottostanti in questo momento sono al di sopra del prezzo strike, che è anche la condizione per andare in rimborso anticipato. Ecco, le caratteristiche sono queste. E
e le possiamo vedere brevemente dal KID, che è la scheda sintetica informativa. Vedete, questo certificato con sottostanti ENI, Mediobanca, Stellantis e UniCredit pagherà il 12 dicembre 2022, quindi abbondantemente in tempo per rimanere all'interno dell'anno fiscale 2022, un premio di euro 15. Successivamente, questa è l'eccezione, il premio bimestrale sarà di 0,5, ma proprio dal 12 di dicembre sarà possibile che il certificato venga rimborsato anticipatamente. Lo vedete qui, date di rimborso anticipato bimestralmente e inizialmente dal 12 dicembre 2022. Quindi è chiaro che oggi il prezzo è salito coerentemente con la salita dei sottostanti, che sono tutti, come dicevo, al di sopra del prezzo di riferimento iniziale. Quindi ora ci si avvicina anche a questa data di osservazione, a maggior ragione il certificato corre. Ma nei primi giorni di quotazione il certificato è arrivato, Pierpaolo, non so se lo hai seguito o l'avevi visto, ma è arrivato a quotare addirittura intorno ai 91 euro. Sì, Ed e tra oggi. l'altro fu un ottimo momento quello perché appunto avendo questa opportunità di rimborso anticipato entro l'anno, poi era evidente nel momento in cui i sottostanti sarebbero andati a crescere e il certificato avrebbe corso di più. Tra l'altro, Jacopo, questo prodotto che tra l'altro era anche stato da noi selezionato, ne abbiamo parlato, ho scritto diversi articoli, perché? Perché innanzitutto è stata una novità in questi termini, ma poi anche per quelli che sono i titoli selezionati e scelti, questo certificato risponde anche ad una delle criticità, ad esempio, come quella evidenziata da Ferdinando, forse Fernando, che dice: dato che Banco BPM adotta un sistema particolare, chiederei se avete dei maxi che hanno già staccato la prima cedola. Ecco, Fernando, questo è uno di quei certificati che potresti prendere in considerazione. Ora, il fatto che quoti già 107 ti mangia un po' di rendimento perché questo può dare 15, quindi rimangono tra virgolette solo 8 punti. Però questa sarebbe una plusvalenza che maturerebbe entro l'anno e questo ti permetterebbe di andare a compensare anche le minusvalenze in quelle banche come Banco BPM che compensano solo a chiusura. Sì, esattamente. Concludo, Pierpaolo, la presentazione di questa emissione perché una volta emessi questi 13, qualche giorno dopo c'è stato un bello scivolone di mercato e le condizioni sono migliorate ulteriormente e pertanto siamo andati ad aggiungere a questi 13 due ulteriori certificati Maxi Cash Collect per arrivare al numero tondo di 15 prodotti. Ecco, c'era abbastanza spazio da far rimanere più o meno le stesse caratteristiche, perché le cedole arrivano anche in quel caso una al 15, una al 12. Ora vado a memoria perché non è in questo articolo che stiamo vedendo, ma lo possiamo trovare magari dopo con calma. Per Paolo ritrovo gli ISIN all'interno della nostra gamma di Cash Collect. Ma la particolarità di questi due che siamo andati ad aggiungere è che con volatilità in aumento, ancora in aumento, abbiamo inserito l'opzione airbag, mantenendo un flusso cedolare bimestrale successivo allo stacco del maxi premio, sempre del 6%. Quindi le condizioni sono rimaste invariate, 6% di flusso cedolare, ma eccolo qui, ad esempio, sono questi due, quello con Stellantis il primo e il secondo Enel Eni Ferrari Intesa San Paolo. Anche in questo caso abbiamo un prezzo che è salito coerentemente anche con la struttura che a parità di condizioni protegge di più ed è più resiliente. Ma quindi in questo caso stiamo parlando di un Maxi Memory Maxi Cash Collect Airbag. Qui chiaramente subentra quello che ci dicevamo all'inizio. Con questa emissione abbiamo voluto pensare a tutte le esigenze, non solo alle esigenze immediate di compensazione di minusvalenze in scadenza, perché questo, proprio andandoci ad aggiungere l'airbag, cosa significa? È vero, resilienza di prezzo nel durante, ma anche un cuscinetto di protezione nel caso in cui chi lo portasse a scadenza si dovesse trovare i sottostanti al di sotto della barriera alla data di rilevazione finale. Sì, tra l'altro stavo prendendo l'ISIN e lo volevo far vedere un attimo sul CedLab, quindi mi prendo un momento al volo Sì. il monitor. Intanto chiedo scusa per qualche colpo di tosse, ma è arrivata la stagione con i primi sintomi influenzali. Allora, questo è il certificato in questione, come potete vedere.
E praticamente attualmente un prezzo di 102,50 all'ultima osservazione. I sottostanti sono quelli che appunto ci ha fatto vedere Jacopo, quindi tutti sopra strike. Quindi ad oggi ci sarebbero tutti i presupposti per il rimborso anticipato, però non partirà subito e quindi sarà un po' più avanti. Però se andiamo a guardare l'analisi di scenario, praticamente fino a meno 43% c'è il rendimento del 31 e oltre, ad esempio, a meno 50 la perdita ridotta al 13%. Diciamo che questo. E qui mi aggancio anche a una riflessione che è stata fatta da Michele, se non sbaglio, che dice: quindi i maxi coupon sono dei cash collect che esprimono gran parte del rendimento all'inizio, quindi se uno non avesse l'esigenza di recuperare le minusvalenze sul breve, probabilmente potrebbe andare sugli strumenti tradizionali. Poi è quello che ci raccontiamo spesso, no, Jacopo? Poi Beh, alla fine la sì, considerazione è un po' è questa. proprio quella la questione. Poi andando nel tecnicismo, non è proprio, cioè non è la sorella che se io metto un maxi coupon del 10%, poi posso spalmare esattamente quel 10% per tutto il flusso cedolare, perché poi subentrando anche la possibilità di rimborso anticipato ha un impatto diverso il peso del maxi coupon all'inizio. Ma detto questo, sì, il discorso fila, perché se io avessi tirato fuori un prodotto sugli stessi sottostanti senza maxi coupon, ovviamente non avremmo avuto un flusso cedolare bimestrale dell'1%, ma significativamente più alto. Allora, Jacopo, devo dirti che oggi è un webinar molto impegnativo perché stavo contando le domande prima, ne sono arrivate quasi 50 già. E il problema è che chiaramente se fossero 50 domande semplici uno le leggerebbe anche. Ma essendoci dentro degli ISIN, vado a premettere che difficilmente potremo vederle tutte. Allora, intanto. Io ci tengo per Paolo a ribadire che poi anche al di là di questo webinar siamo a disposizione al numero verde e via mail per qualsiasi chiarimento, ovviamente anche voi. No, tu fai bene a ricordarlo, però sanno benissimo tutti coloro che poi scelgono di partecipare sempre numerosi a questi appuntamenti che noi cerchiamo di rispondere anche a pronto soccorso, recovery in diretta e quindi giustamente se ne approfitta di questa situazione. Però dato che poi siete troppi, si rischia di non riuscire a darle tutte. Ma comunque, allora, innanzitutto una riflessione di Max che è utile così molto brevemente in riferimento a quello che si legge qui. Dice, ma se sono express non pagano le cedole solo se il livello dei sottostanti è maggiore di 100? Questo per chi ha, diciamo, la E qui, conoscenza della struttura express pura. no, qui è giustissimo, questa osservazione ce la fanno in tanti. Purtroppo dobbiamo sottostare ad alcune denominazioni che abbiamo automatizzato nei nostri KID, nei nostri processi, e quindi il certificato per noi con caratteristica express è semplicemente il certificato che ha la possibilità di andare in rimborso anticipato. Quindi se c'è autocallability troverete sempre la dicitura express. Non si fa riferimento, e invece la differenza la trovate all'interno del nostro sito. La struttura a cui fa riferimento lo spettatore per Paolo è l'ATENA nel nostro sito, ATHENA, e se lo scrivete in alto a destra nella barra di ricerca troverete tutte le soluzioni express in senso stretto, come intende lo spettatore, a disposizione attualmente. Eccole. Esatto, eccole Se qui, 58 ne certificati. clicchi uno per Paolo vedrai che il nome in alto è ATENA e comunque rimarrà express. Grazie Jacopo. Allora, proviamo, proviamoci. Innanzitutto, dai, rimaniamo un attimo sui maxi coupon e poi inizio a rispondere a qualche domanda sparsa. Mi chiedo come fa ad esserci subito al rimborso se dopo lo stacco il certificato recede della quota pagata. È chiaro, questo qui è Come fa a rimborsare già a dicembre se c'è pure la maxi coupon? Dato che appunto era una novità, probabilmente sì, no, ma è giusto il ragionamento. Infatti, avrete notato che poi diciamo che è stato un momento in cui tra volatilità e contesto generale dei tassi si è ampliata di molto lo spazio per andare a strutturare, ma mi sarebbe piaciuto fare il confronto con un maxi coupon senza airbag più o meno sullo stesso basket. Io l'ho provato, non posso dimostrarvelo, ma l'ho provato. Chiaramente il rendimento del maxi coupon è significativamente peggiorativo rispetto alla struttura senza airbag. No, no, però qui la domanda, scusa Jacopo, era, cioè, come fa ad andare al rimborso se
c'è anche lo stacco della maxicedola, cioè, e questo no, forse la cosa. Ah, ok, scusami, semplicemente se ci sono le condizioni, esattamente come qualsiasi altro maxi coupon o con qualsiasi altro coupon, viene rimborsato capitale più una cedola di 15 euro, come nel caso specifico di quello che stiamo guardando. Sì, poi fondamentalmente per rispondere a questa domanda, infatti il motivo di interesse di questo prodotto, ti dico, va anche oltre la maxicedola e devo dire, noi a diverse persone ci hanno contattato, abbiamo comunque segnalato l'esistenza dell'opportunità, perché fondamentalmente a prescindere dal discorso delle minusvalenze, io oggi ho questa situazione, quattro titoli, Mediobanca, Stellantis, Unicredit ed Eni, tutti e quattro positivi. Davanti ho un mese e 15 giorni, un mese e mezzo, dove se questi titoli non perdono di valore rispetto ad oggi o rimangono fermi o ne perdono poco, il certificato va in autocall a 115. Quindi a prescindere dal discorso del maxi coupon, il 5 dicembre, quindi un mese e 10 giorni, questo fa l'8%. Poi se ci sono le minusvalenze ancora meglio. Se non ci sono, comunque rimane sempre un 8% da fare da qui a un mese e 10 giorni, a parità di sottostante. Se poi non dovesse rimborsare, a quel punto paga la maxicedola a meno che uno di questi crolli di più del 40%. E quindi ecco che diventa il maxi coupon successivamente. Però io prima di tutto lo vedo come possibile autocall a breve. Per questo motivo diciamo che è molto interessante per chi ha le minus anche presso quegli intermediari che vanno a compensare solo a chiusura. Sì, io Visto che. avevo capito altro per Paolo, come è Sì, no, possibile infatti. dare la possibilità, ma è tutto quanto corretto. Ci tenevo per Paolo prima, scusami, a precisare che in questo caso la soglia per l'incasso del maxi coupon l'abbiamo dovuta tirare su al 60%, ma in tutta la precedente gamma che abbiamo visto, la soglia per l'incasso della maxi cedola cambia poco effettivamente perché stiamo parlando di cedole mensili e cedole bimestrali. Ma la soglia è al 10%, quindi quasi incondizionata. Condizionata. E come precisazione, tutti gli importi sono con memoria, quindi anche il maxi coupon è con memoria. Maurizio, interessante. Visti i prezzi sopra 100, non conviene acquistare dopo lo stacco cedole e puntare all'autocall? Sì, se non vai in autocall. Cioè, scusa, il discorso è proprio lì. Cioè, per questo certificato in particolare, se a metà novembre o verso fine novembre i quattro titoli stanno più o meno sui prezzi di adesso, il certificato è molto probabile che sarà già intorno ai 112, 111, Sì, è 112. un po' dove volevo arrivare prima. La struttura costa 100, la cedola va incorporata nel prezzo, quindi più aumentano le probabilità di rimborso anticipato, più dovrebbe tendere a quei 115. Quindi il discorso, Maurizio, è giusto quello che dici per i maxi coupon in generale, quindi aspetti lo stacco, compri sotto la pari e poi vai a puntare all'autocall, ma se coincidono come date, almeno per questa emissione, poi ci sono le altre che invece non coincidono. Ci chiede Paolo, ma sui maxi coupon un trigger step down per l'autocall non si fa, non viene, non. Era semplice per rispondere proprio in maniera onesta, era peggiorativo del rendimento. Quindi, ipotizzando anche un po', cioè, guardando al contesto di mercato e ipotizzando un eventuale bottom, non nell'immediato, ma di arrivare a un eventuale bottom, non lo ritenevamo imprescindibile. Ok, allora potreste riproporre l'ISIN e qui lo stiamo facendo vedere. Comunque, questa è un'idea. Poi c'era l'altra, l'abbiamo vista, aveva l'airbag e poi tutti gli altri classici. Comunque, tema maxi coupon, tema minusvalenze, sempre molto attuale da qui a fine anno. Pertanto, io direi che si può chiaramente prendere in considerazione seriamente l'idea sia di utilizzarli per il recupero minus, ma lo ripeto, questi anche a prescindere perché corrono. Cioè, devono arrivare a 115 il 5 dicembre se i titoli rimangono positivi. Quindi sono un ottimo strumento anche per massimizzare una fase di rialzo. Poi, allora, vado da sotto, cioè dal basso verso l'alto. Vediamo un po'. Qui c'è Cosetta che ci ha chiesto un parere su questo certificato. Quindi vado in carrellata veloce, Jacopo. Sì, vai Considerando un liberamente. po' più semplici. Allora, qui dice andrà in scadenza il 18 novembre, che cosa fare? Conviene venderlo prima o attendere la scadenza? Allora, 18 novembre, quindi praticamente manca 3 settimane,
e 28,55 il bidon lì, e questa è l'analisi di scenario. Allora, a parità di sottostante ti rimborserebbe 30,16, quindi un po' di più. Diciamo che quando noi guardiamo in termini percentuali, un 5,65 effettivamente non è poco rispetto al teorico rimborso a scadenza. Il problema è che probabilmente rispetto ai prezzi a cui l'hai comprato, tra 28,60 e 30 ti sposta poi poco a livello purtroppo di perdita. Quindi più che altro fare una valutazione sui sottostanti. Carnival e il Worst Off vuol dire tenertela ancora per 3 settimane in portafoglio, sapendo che se scende ovviamente prenderai di meno, se sale qualcosa in più. Guarda, Cosetta, ti direi, urgenza di venderlo in questo momento non ne vedo, nel senso che se avessi avuto un bid a 32 rispetto a un 30 di teorico rimborso, ti avrei detto ovviamente vendilo, però a questi prezzi ci rimetti pure un 5%, insomma, forse non è così necessario venderlo prima della scadenza. Aspetta, aspetta, tanto mancano 3 settimane e poi dopo. Vedi, certo, nel frattempo, se poi i mercati partono, è un peccato perché tu sei in questo momento molto lenta con questo prodotto, quindi potresti andare con qualcosa di un po' più redditizio. Però ormai siamo arrivati, ecco, forse non c'è tutto questo margine. Intanto ci richiedono l'ISIN precedente per le minus, eccolo qui, DE00VV Verona Verona 67 Savona Z5. Quindi Cosetta, questo era per il tuo ISIN. Poi qui c'è qualche nuovo recovery per switchare da un vecchio recovery basket azioni cinesi proposte inizio 22. Matteo, sulla Cina la situazione è veramente complicata perché non ci sono grandi situazioni e comunque non riusciamo a vederlo al volo. Poi questo su Adidas, dopo vediamo un po'. Poi Lucio, vedo ci sono tanti NIO, sì. Oh, poi ecco, Andrea, malgrado l'airbag, questo certificato, fammi vedere se è questo, si è rivelato un pianto. Che fare, vendere o guardare oltre? Allora, qui Andrea, che dirti? Che ovviamente l'airbag finora ha fatto il suo dovere, perché abbiamo Novavax a meno 85%, quindi senza airbag avrebbe quotato 14,80. Grazie all'airbag quota 22,40. Praticamente l'airbag ha fatto tutto quello che poteva, ma ormai a questo punto è un po' la situazione precedentemente descritta con Cosetta, cioè se rimani in posizione, tanto al massimo ti fai 7 punti in più percentuali, ma vuol dire da 22 te lo rimborsano a 24, se l'hai preso a prezzi alti ci fai poco. E qui devo dire che la scadenza è anche lontana, giugno 24. E il margine per poter tornare a vedere un'accelerazione dei prezzi è troppo ampio, cioè ci vuole un 305% per tornare alla barriera. Quindi, con tutte le difficoltà del caso di trovare un qualcosa che possa quotare in area 20 o 30, inizierei a lavorare una strategia recovery. Perché allora, probabilmente ci hai messo 10.000 euro, ipotizziamo adesso, magari qualche cedola, spero che tu l'abbia incassata nel frattempo, vedere qualcosa ha pagato. Oddio, solo due. E ci hai messo 10.000 euro, ne sono rimasti 2.300. Aggiungicene 2.500, arriva a 5.000 e compra qualche recovery su base 50. Anche perché non solo i recovery base 20 o 30 non ci sono, ma il problema è che quei pochi che ci sono nella condizione di questo. Quindi poi alla fine diventa un recovery che deve sperare in rialzi del 300%. Il danno purtroppo è stato fatto. Aggiungi qualcosa e punta a qualcosa che quota 50 e ti riportare a 100. Ad esempio, e qui Jacopo, poi ti ripasso la parola, c'è Sì. una domanda che ci chiedeva da parte di Maurizio di analizzare brevemente questo, che lui lo ha in carico a 100, ma in realtà io stavo guardando e paradossalmente diventa una buona idea oggi per chi deve fare recovery, quindi lui è giustamente preoccupato per sé, ma in realtà io, guardando l'analisi, tutto sommato lo stavo vedendo come interessante anche per un discorso recovery, perché i titoli sono questi che vediamo: Enel, RW e Veolia ed EDF, dove sappiamo che praticamente Enel, anche a confronto con tutti i suoi competitor, anche se non diretti, però evidentemente
sottoperformato gravemente. E la barriera è a 4,94 e questa è l'analisi di scenario. Cioè praticamente noi abbiamo un prezzo che attualmente è quasi sulla lineare, si venderebbe, sta in area 60, 58 e rimborserebbe 57, quindi siamo lì. Ma con un più 14 su scadenza agosto 25 recupera tutto, comprese le cedole. Quindi io, per rispondere a Maurizio, diciamo che questo oggi, tranne che ci sia qualcosa di analogo, non lo venderei, a questi prezzi, non c'è proprio motivo di venderlo. Anzi, direi che forse potrebbe essere utile per tutti coloro che in questo momento sono ancora incastrati su Enel. Ci sono quelle tre o quattro situazioni che abbiamo anche messo sotto monitoraggio per un approfondimento della chat live e questo è certamente uno tra quelli che potrebbe essere preso in considerazione. Questo è un po' per... Sì, Pierpaolo, scusa, mi inserisco che notavo dal CedLab, ma me lo ricordo anche questo prodotto. Attenzione perché è in bidolli. Sì, è in bidolli, esattamente. Hai ragione, quindi diciamo che non è facile comprarlo, però lui ce l'aveva già, quindi il problema magari è non venderlo. Dopodiché, se qualcuno preso proprio che si è Sì, no, dico stancato... soltanto fare attenzione No, perché hai i ragione. prezzi non sono esposti dal market maker in ASK. Giustissimo. Poi, allora, poi ci sono un po' di richieste su Aisin vari, addirittura Max ce n'è uno che non riconosco come Aisin di Fontobel, ma magari mi sbaglio. Va bene, andiamo avanti. Cos'è un recovery base 50? Questa è la domanda. Ah, fondamentalmente è un recovery che quota in questo momento in area 50 e che ha le potenzialità, come si può vedere qui, di ritornare a 100 o addirittura di più senza che il sottostante faccia miracoli. Quindi ecco, il recovery base 50 è inteso come base di prezzo attuale circa 50. Allora, dunque, ho fatto un po' una carrellata di domande, naturalmente non ho potuto vedere tutti gli ISIN che sono stati mostrati. E abbiamo ancora una ventina di minuti, Jacopo. Velocemente volevo mostrare l'andamento della nostra selezione in tracker, che ricordo essere praticamente una sorta di portafoglio che andiamo a una combinazione di certificati tracker e strategic che abbiamo iniziato a seguire ormai un po' di mesi fa. E praticamente vi ricordo come funziona. Noi attraverso il nostro sito di certificati e derivati mettiamo a disposizione. Jacopo, è andato via la mia webcam per caso? No, io ti vedo. Ah, ok, perfetto. E abbiamo messo a disposizione sul nostro sito una pagina con un aggiornamento di una combinazione di certificati tracker. Quindi qui abbandoniamo il tema delle barriere e andiamo a lavorare su quelli che sono i prodotti lineari. Tracker lineari totalmente passivi, strategic lineari con una componente di selezione attiva dei titoli sottostanti dell'indice. Sono stati selezionati inizialmente una serie di temi, quindi sono praticamente cinque tracker che abbiamo selezionato e abbiamo individuato un benchmark di riferimento nell'S&P 500. Ora, da quando abbiamo iniziato a far questo, dovrebbe essere intorno a forse febbraio-marzo, era marzo? Sì, penso fine Febbraio. 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 E l'S&P 500 ha realizzato una performance negativa del 16%. Il portafoglio si è un po' difeso, ricordiamo che è un lineare, non ci sono barriere, quindi non poteva certamente fare miracoli, però si è difeso sia in termini di performance che in termini di drawdown, una perdita massima del 13% rispetto al 20% dell'S&P e una volatilità leggermente più bassa. Quindi si è comportato tutto sommato abbastanza bene, nonostante il contributo non positivo dell'indice cinese New Vision, China New Vision, che è non solamente NIO, Alibaba o Baidu, ma anche altre realtà cinesi che però nel frattempo non possono Anzi, aver... Pierpaolo, scusa, ci tengo a precisarlo che poi è visibile da tutti all'interno del nostro sito, cliccando sull'ISIN del sottostante è possibile guardare la composizione aggiornata quotidianamente. Anzi, è proprio una selezione specifica di A-shares cinesi, quindi si tenta di ridurre al minimo proprio le ADR. La selezione va proprio su quelle azioni che dovrebbero
rappresentare e rappresentano, perché non è sicuramente colpa del gestore per quello che sta succedendo. Abbiamo visto anche la giornata di ieri in Cina. Quindi la selezione vuole esporre e dare la possibilità agli investitori di investire nella vera Cina e non tanto nelle ADR. E questo effettivamente, nonostante il fatto che la performance sia negativa, ma certamente non è così negativa come abbiamo visto essere invece per il tech cinese, e quindi è tutto sommato anche una perdita relativa decisamente più contenuta. Ma quello che chiaramente ci fa molto piacere, e qui invito ancora una volta a spendere 2 minuti di tempo per approfondire questa sezione e questa tipologia di strumento, molto semplice, ma è l'idea che c'è alla base. È vedere che comunque in un anno, da febbraio ad oggi, dove è difficile aver trovato delle performance positive dall'azionario all'obbligazionario, ci sono comunque almeno due temi che sono il nucleare e l'inflation index che praticamente hanno performato positivamente. E questo, unito anche al fatto che il cloud computing ha anche tenuto i prezzi, ci ha permesso fondamentalmente di avere questa contribuzione positiva, che ci permette quindi di performare meglio rispetto all'S&P 500, e se avessimo preso il Nasdaq sarebbe stato anche peggio, o anche semplicemente un FTSE MIB o un Eurostoxx 50. Insomma, in linea generale era per ricordare che questa è un'iniziativa, tra l'altro anche molto semplice da seguire, perché non è trading, non facciamo movimenti particolari, anzi, dopo gli ultimi Anzi, movimenti di un mi paio. sembra che ne abbiamo fatto uno di movimento, giusto per Paolo? Esattamente, infatti, poi oltretutto dopo gli ultimi movimenti di 2 mesi fa non abbiamo proprio toccato più nulla, perché nel frattempo le dinamiche rimangono le stesse. Poi, se dovessimo iniziare a vedere una effettiva, ripresa con un allentamento della pressione sui tassi, probabilmente andremo a considerare tutti quei settori che sono rimasti più indietro, magari le utilities piuttosto che altri settori della tecnologia. Però al momento non abbiamo ritenuto di dover fare movimenti, e questo è stato un vantaggio perché ci ha permesso. Pierpaolo, scusami, mi inserisco un attimo perché poi lo sono andato ad analizzare per bene, visto che poi domani ne dovrò parlare all'evento italiano della consulenza indipendente e quindi sono andato ad approfondirlo. Ma uno di quei certificati che è partito in sordina, forse non così compreso dall'inizio, è poi quello che ci ha reso più orgogliosi, e faccio riferimento all'Inflation Influenced Strategic Certificate, perché guardando, e lì possiamo veramente andare a parlare di benchmark, non in senso stretto, ma partendo da una composizione di base. Questo certificato si chiama strategico, una strategia in evoluzione in base a quello che è il contesto a livello di inflazione. Parte da uno scenario che è esattamente a livello di allocation geografica quello dell'MSCI World. Ecco, l'MSCI World ha messo a segno una performance a quando ho fatto la valutazione qualche giorno fa di circa il meno 13. Ecco, questo certificato è rimasto sulla pari. Dopo aver performato anche e essere andato anche sopra la pari fino a un 106-107, oggi, se non sbaglio, lo guardavo oggi nel pomeriggio, intorno ai 99. Sì, Eccolo qua, praticamente la sua pari. 98, 95, 99. Questo significa che la strategia sta funzionando, la gestione del nostro team multi-asset sta funzionando, ma soprattutto, visto che l'equity, è facile, questa domanda ce l'hanno posta in parecchi, e com'è possibile che abbia fatto zero quando tutta l'equity è scesa di almeno un 10%, essendo una strategia totalmente equity? Ecco, è una strategia che nasce totalmente equity, 100%. Ma in scenari estremi, quando l'inflazione è elevata a livello globale, va a scalare una parte di equity e dal 100% equity si passa a un 80% equity, a un 20% commodity diversificata tramite ETF. Ecco, è proprio il contributo delle commodity ben diversificate, parliamo di soft hard, di tutte le commodity, ma tutta questa parte è quella che ha aiutato la quotazione di questo certificato a rimanere agganciata al valore di emissione. Guarda, ti do, diciamo così, una nota di colore, ma che ovviamente non puoi sapere, ma considera che in questi giorni ho dato uno sguardo ad una tesi che è stata presentata da un ragazzo che si è appassionato al mondo dei certificati, ha deciso di lavorare sulla tesi e sui certificati, e
e ha approfondito proprio questo certificato. Quindi Questo mi fa molto 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 piacere. sì, perché doveva, nello sviluppo, insomma, delle varie categorie, in quella dei benchmark ha deciso di lavorare e di sviluppare un approfondimento proprio su questa strategia e il relativo certificato. Quindi ecco, No, adesso se ne questo parla. mi fa veramente piacere perché poi ecco, sappiamo quanto siano conosciuti gli ETF e quanto siano utilizzati, sappiamo quanto siano utilizzati soprattutto in Italia fondi comuni. Abbiamo sempre parlato di questa strategia intermedia tra le due realtà, ma se parliamo di thematic investment, quindi anche gli strategici dove c'è una strategia attiva di gestione, rimaniamo comunque legati a una tematica. Avere una strategia diversificata anche in asset class, perché abbiamo sempre parlato di equity finora, ma andare a lavorare anche a livello di strategia dinamica, anche a livello di asset class, secondo me è una innovazione veramente importante, ci abbiamo lavorato tanto e i risultati ci stanno dando ragione e probabilmente inizieremo a lavorare anche in maniera più approfondita su strategie più diversificate rispetto alla tematica, soprattutto in un contesto come questo che potrebbe anche protrarsi a lungo, dove l'investitore tende a concentrarsi più non tanto sull'investimento tematico, anche perché è tendenzialmente più volatile. È vero che diciamo anticiclico, rende il portafoglio più resiliente, aumenta le performance quando tutto va bene, è giusto perché a livello di diversificazione ci si lavora molto con i tracker, gli strategic certificate tematici, ma avere una gestione core di questo tipo impacchettata e diversificata anche a livello di asset class, secondo me è un vantaggio incredibile, mantenendo tutte le caratteristiche del certificato. Oh, questi certificati di tracker pagano cedole? No, non No. hanno, diciamo, non sono pensati per pagare cedole, sono dei lineari, quindi una sorta di ETF, come giustamente ci diceva Jacopo, tra l'altro però con una strategia alla base e un'efficienza fiscale rispetto all'ETF. Allora, poi E aggiungo io una sì. quotazione durante tutta la giornata di negoziazione in bid e in ask, che È comunque questo. va. E questo certamente è importante. Allora, poi Max ci chiede un parere su questo altro certificato. Purtroppo vedo già il prezzo, ovviamente messo un po' maluccio. Barta è nel EDDF, qui Barta è al 25% e situazione direi anche qui Max, che cosa dirti? Stessa considerazione fatta prima su Novavax. Ah, queste sono situazioni dove non è tanto il discorso perché Barta è scesa, può recuperare, sì, manca un anno, quindi in realtà potrebbe anche recuperare. Il problema è che hai da dover sperare in un più 160% di Barta, e un più 160% di Barta non arriva in un mercato che rimane fermo o negativo, a meno che non ci sia un'OPA. E non è proprio, diciamo, questa l'aria per pensare ad un'OPA. E soprattutto non a quei prezzi, poi a quel punto, no? Chi farebbe un'OPA con un 160% di premio rispetto alla quotazione attuale? Quindi ti direi anche qui, ad un anno di distanza, di iniziare a metabolizzare la perdita, aggiungere qualcosa e lavorare su un recovery che abbia un po' più di chance. Qui Max credo che sia giusto. Oh, qui non so se possiamo aiutare Andrea, non riesce a determinare lo strike di Sì, questo vediamo. certificato su Vodafone, non so a che cosa si riferisca. Vediamo un attimo. Questo è un certificato di agosto 21. Non riesco a determinare lo Ciao. strike di Vodafone. Questa Pierpaolo è stata la mia prima emissione. Ah, caspita. Allora, dai, dici qual è lo strike. Vabbè, troppo facile così perché l'ho sintetizzata alla perfezione in CHEDLAB, ma se vuoi Pierpaolo puoi anche inserire l'ISIN nel sito, magari se lo spettatore è abituato a guardare la scheda prodotto del sito, lo vediamo insieme. Io deduco, ma così, giusto perché, secondo me la problematica è legata a sterline e pounds. E infatti, esattamente. Ah, ok. Allora, guarda, Comunque, se praticamente. scorri per Paolo, qui abbiamo strike GBP 1,20 che non è pence e pound. Sì, infatti la problematica è proprio quella, l'avevo intuita, me l'ha confermato. Allora, praticamente voi giustamente da una parte scrivete 1,20 e 32 pounds,
Invece noi nel CEDLAB, ma se guardiamo anche all'interno della, diciamo, tipicamente anche Bloomberg, esprime i prezzi in pence, quindi è come se fossero euro e centesimi. Sì, tra Adesso. l'altro si distingue dalla P maiuscola e la P minuscola quando lo vedete anche nelle piattaforme. Esatto, quindi vedete 1,2032 che equivale a 120,32, no? Che vedi nel nostro CEDLAB. Quindi praticamente è solo un modo di valorizzare in maniera differente. Quindi attualmente è a 98,71 pence, ossia, ritornando su 0,98. esattamente 0,98, che è quello il prezzo attuale, insomma. Quindi è così. Anna Maria, anche con Biomit non c'è niente da fare pur scadendo nel 2024? Anna Maria, qui la problematica è ancora differente. Questo a livello così, ma è un'opinione personale, non mia, del nostro ufficio studi di certificati e derivati. Mentre per quanto riguarda titoli come Barta, come Novavax, come tantissimi altri, c'è stato un ribasso generalizzato dato da una serie di problematiche. Su Biomit c'è proprio un altro problema, che è quello legato ai conti. I conti, nel senso che purtroppo Biomit brucia talmente tanta cassa che se non riesce a generare un po' di redditività, rischia di dover comunque far ricorso ad un aumento di capitale. Quindi in questo momento su Biomit la situazione è che, per quello che è stata l'ultima trimestrale di agosto, se non cambia qualcosa, arriviamo a gennaio. E se non cambia qualcosa deve fare un aumento di capitale. Quando c'è un aumento di capitale sappiamo che poi tipicamente sì, ci sono comunque delle discese, poi magari recupera, però nell'immediato non ci sono proprio delle grandissime prospettive. Quindi Anna Maria, francamente, io potendo andrei a valutare qualche altro titolo nel frattempo. Michelino, mi devo ritenere fortunato aver venduto il Novavax a 33? Beh, visto i prezzi attuali, sì. Cioè, hai anticipato un'ulteriore discesa. Allora, Jacopo, che vogliamo fare? Vogliamo vedere due o tre Sì, sottostanti, cioè due o tre certificati sul secondario in assolutamente. particolare. Sì. Allora, tutti questi certificati tra 20 e 30 euro, consigliate di venderli solo per poter recuperare capitale da reinvestire, altrimenti conviene portarli a scadenza? Ma Matteo, guarda, il risparmio delle commissioni di vendita, sì, ma quando hai perso il 70%, che risparmi quei 5-10 euro di commissione è abbastanza relativo. Qui, secondo me, dovresti fare una valutazione A sulle tempistiche. Scade fra 20 giorni, puoi aspettare. Scade fra 2 mesi, valuta eventualmente, non vendi oggi, aspetta gennaio, che quantomeno la minusvalenza ti viene contabilizzata nel 2022, 23, scusami, con scadenza 27. Che è un po' più di tempo anche per il discorso della fiscalità, quindi tutto ciò che scade entro l'anno, a questo punto uno può anche aspettare, tutto quello che scade dopo potrebbe decidere di aspettare gennaio, febbraio e poi procedere. Dopodiché guardare alle prospettive, non tutto quello che quota 25-30 è proprio irrimediabilmente spacciato, magari ci sono dei margini un po' più bassi. Detto questo, sì, in linea generale sono tutti molto compromessi e quindi va presa in seriamente in considerazione l'idea di vendere. Max mi chiede se c'è la possibilità su CEDLAB di fare una ricerca. Se mi permetti un attimo, Jacopo, un saluto Assolutamente. a te. Effettivamente sì, ad esempio, emittente, naturalmente qui andiamo a inserire Fontobel e poi andiamo a scrivere qui il prezzo in percentuale. Quindi ci interessa tutto quello che quota tra 0 e 30, 40, quindi tra 0 e 40 euro o tra 0 e 400 euro. Andiamo a fare la ricerca e abbiamo tutti i certificati che quotano con questi prezzi. Dopodiché si possono escludere quelli su determinati titoli, quelli in bid-only e quindi sì, si può fare. Ora, dicevo, volevo dare, prima di chiudere, velocemente almeno due o tre. Almeno un paio, dai, almeno un paio di idee veloci selezionate dal nostro ufficio studi e UB04, che tra l'altro possono interessare anche così sul breve. Allora, la prima è un Memory Cash Collect Step Down, prezzo lettera 96,60, un'emissione di settembre, quindi praticamente di un mese fa. Andiamo a vedere i sottostanti. Pfizer,
AB e Moderna. Praticamente abbiamo Pfizer a più 0,91, gli altri a più 5 e più 10%. È un certificato che ha la prima data di osservazione a marzo 23 per il rimborso anticipato, ma soprattutto una cedola mensile dello 0,8 pagabile con barriera 40%. Quindi due motivi di interesse. Tra l'altro, ne ho parlato anche su InvestiV con Riccardo De Signori, forse nell'ultima occasione, perché quotava leggermente più basso con i titoli che erano un po' più bassi. Quindi, a mio avviso e a nostro avviso, va comunque visto con attenzione, perché è vero che il settore farmaceutico è un settore, soprattutto su questi titoli, comunque soggetto magari anche a news flow, cioè ad arrivo di notizie, potrebbe oscillare, però queste sono tutte realtà che comunque hanno la loro storia a prescindere dai vaccini Covid. Sono in questo momento sopra strike, ma soprattutto le barriere sono profondissime, tant'è vero che se guardiamo l'analisi scenario abbiamo un 60% di margine sul titolo peggiore, che è Pfizer, per incassare comunque 11 punti all'anno se non va in autocall. Se poi ci dovesse andare, ovviamente già a marzo è finita e si pensa ad altro. Però è un certificato estremamente interessante da portafoglio per il tipo di settore farmaceutico che potrebbe resistere anche a temi recessivi, quindi pensare magari all'inflazione e alla recessione che potrebbe arrivare. E il settore farmaceutico tipicamente è uno di quelli che tiene di più. Quindi questa è la prima idea e questo è il codice ISIN. Vado veloce, Jacopo, naturalmente interrompimi. No, ero qui, magari preciso che dopo aver iniziato un po' questo filone di certificati con barriera 40, anche qui torno sul contesto perché il contesto ci ha aiutato a strutturare prodotti di questo tipo, dopo il più famoso Unicredit Intesa che è stato l'episodio pilota, siamo riusciti a tirarne fuori altri al secondo picco di volatilità, anche questa era un'emissione di 8 prodotti, tutti caratterizzati da correlazione elevata, quindi settoriale, 3 sottostanti. E direi che sono venuti fuori prodotti abbastanza carini. Sì, e tra l'altro devo dire che nonostante il fatto che ci si trovi in questo momento nei titoli su strike o addirittura sopra quota sotto la pari, che è in questo momento un vantaggio, dato magari una serie di dinamiche legate ai tassi o comunque anche alla volatilità dei sottostanti, non lo so, però il fatto che sia sotto la pari con i titoli su strike Sì, è un vantaggio. anche sicuramente il fatto che per prodotti di questo tipo abbiamo posticipato l'autocallability che arriva un po' più tardi e quindi aiuta a far flettere un po' di più il prezzo. Oh, secondo ed ultimo, e poi ci fermiamo, abbiamo un Memory Cash Collect che in questo momento è leggermente sopra la pari, altra emissione recentissima, qui abbiamo Ferrari e Porsche. Diciamo che sono due realtà sulle quali c'è estremo interesse, e al momento abbiamo la Porsche AG, quindi è la nuova Porsche, giusto Jacopo? Assolutamente, mi fa piacere che almeno voi nel CEDLAB la chiamiate Porsche AG, altrimenti noi nel nostro sito dobbiamo e siamo vincolati a chiamarla dottor ingegner Ferdinand Porsche, ma meglio così, meglio Porsche AG. Sì, anche se abbiamo già raccontato l'aneddoto, è proprio il signor Porsche. Comunque è la Porsche AG, quindi marchio produttrice proprio della casa automobilistica, non la holding che è la proprietà, e più 15%, se n'era parlato anche il giorno dell'IPO, del lancio e della prima quotazione, che sarebbe stato un titolo con delle buone prospettive, e questo devo No, dire che più che altro noi abbiamo lavorato anche sulla gamma di leva dinamica su Porsche. Al giorno dell'IPO erano disponibili prodotti a leva dinamica, proprio perché ci si attendeva un po' di volatilità. La forchetta aperto al limite alto della forchetta intorno agli 85, ma i primi 2 o 3 giorni ha ballato molto come titolo e poi ha preso un cammino che vediamo riflesso in questa performance. E comunque è vero che è appena partito, però questo paga bene perché fa 3 punti a trimestre, dove la prima data autocall in questo caso è immediata. Questa è un po', diciamo, la cosa che stona un po', perché seppure i titoli volassero, più di 3 punti non darebbe. Però questo è il motivo per cui andrebbe comprato prima possibile, perché poi andando avanti, se va verso i 103, diventa inutilizzabile. Però è attualmente a 101, ci sono 2 punti percentuali, oggi rimborserebbe. Se però non rimborsa, trigger step down per il rimborso anticipato e barriera 60 per le cedole. Quindi diciamo che se rimborsa a gennaio si fanno 2 punti, insomma,
non è proprio male. Se non rimborsa, barriera molto profonda, il rendimento dell'11,54%. L'ISIN lo vediamo ancora una volta qui e direi che possiamo fermarci qui, Jacopo. Sì, assolutamente, grazie mille Pierpaolo. Non ci sono appuntamenti a breve, se non sbaglio, quindi ci ritroviamo il mese prossimo con il nostro appuntamento di novembre. Un saluto a tutti, buona serata e alla prossima. Grazie a te Jacopo, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato oggi molto attivamente. Scusate per i tanti ISIN a cui non abbiamo potuto dare risposta, eventualmente contattate o direttamente Fontobel o direttamente noi e naturalmente come sempre cercheremo di dare risposta a tutti. Grazie ancora, buona serata. Grazie, buona Ciao Jacopo. serata.